Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Rete 8 Elezioni, questa trasmissione che va in onda il mercoledì e il venerdì, che ospita i candidati in questa consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano. Questa sera abbiamo il primo gruppo, due persone che adesso vi vado a presentare. La regia ci inquadra per prima, eccola qua. Stefania Pezzopane, numero uno al Senato per il Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Da quest'altra parte abbiamo un'altra candidata, eccola qua, Paola Pelino, lei è deputato uscente e dalla Camera passa al Senato perché viene candidata al Senato per il PDL. Adesso Buonasera. la regia ci farà vedere anche le liste del Senato, sia del PD che del PDL, con tutti i nominativi. Eccole qua, vedete, questa è la lista del Senato con Berlusconi al numero 1, poi c'è Quagliariello, poi c'è Paola Pelino al numero 3 e tutti gli altri, c'è anche il famoso Razzi, eccetera, eccetera. E mentre da quest'altra parte vediamo quella della Pezzopane, eccola qua, la lista del PD, eccola lì, Pezzopane al numero 1, poi c'è Franco Marini, Anna Paola Conce, Remo Sabatino, eccetera, eccetera. Diciamo che le liste del PD è stato facile metterle insieme, perché voi avete fatto le primarie, chi ha vinto le primarie è stato candidato. Loro invece è stato molto più difficile, perché hanno dovuto fare degli spostamenti, eccetera. Quindi ne parliamo un attimo? Ma come no? Certo, io sono orgogliosa di essere capolista di una bella lista di uomini e di donne che in gran parte hanno affrontato un confronto preliminare con i cittadini e con le cittadine del territorio abruzzese, quindi la scelta delle primarie quale strumento per riavvicinare i nostri candidati e quindi gli eletti ai cittadini, quale strumento anche per ammazzare, tra virgolette, il porcellum, questa orribile legge elettorale con la quale purtroppo siamo costretti a votare e che noi abbiamo voluto correggere. Io sono risultata la prima e quindi il mio partito non mi ha messo nessun badante, nessuna badante sulla testa, ha deciso di investire sulla classe dirigente locale e quindi sono la capolista. E sto facendo una bellissima esperienza. Per me è la prima candidatura alle Adesso ne elezioni parliamo politiche, quindi è un'esperienza del dell'esperienza tutta e delle nuova. cose che sta scoprendo Certo. durante questa campagna elettorale. Invece, dicevamo, Paola Pelino è un deputato uscente, ma cambia Camera, dalla Camera va al Sì, beh, c'è Senato. una ragione ben Qual è la precisa. Beh, ragione? sappiamo che la vera battaglia, qualora non dovessimo vincere noi le elezioni, si svolgerà proprio al Senato. E quindi il presidente Berlusconi, candidato su tutte le regioni al Senato, vuole con sé un po' i fedelissimi e soprattutto chi, insomma, ha dimostrato in questo caso un'attività parlamentare molto intensa e quindi rapporti con il territorio sempre vivi e costanti. E quindi eccomi qua. Berlusconi è il numero uno, quindi Ma dovrebbe non sceglierà, opta optare, per altra, opta un'altra per altro. regione, quindi abbiamo questo, Quagliariello è un però. numero nazionale, vicepresidente del gruppo al Senato, del PDL, e quindi poi Ma ci sono io. se prendete un solo seggio Bah, rimane Quagliariello. allora, già dall'inizio, diciamo, i sondaggi, oggi non si può parlare di sondaggi, ma al momento della compilazione delle liste, diciamo che sul PDL c'erano già due seggi. Ora, credo, anzi, senza il credo, che il PDL sta riacquistando punti e quindi dovrebbe essere certa, ma noi Onorevole continuiamo a Pelino, lavorare, la insomma. provocazione di Riccardo Chiavaroli che diceva a Berlusconi: resta tu a Ma fare il guardi, deputato, penso che voi ma sapete era contro perfettamente. Quagliariello, contro di lei, Ma contro no, chi? contro di me non credo No, proprio, contro anche perché, Quagliariello allora. insomma, gli addetti ai lavori sanno anche che io, insomma, ho avuto per un mese e mezzo si diceva che doveva essere capolista, quindi non è un problema legato a me, anche perché si rivendica sempre una sorta di territorialità, di appartenenza alla propria regione. Anche se in questo caso devo spendere due parole anche a favore del senatore Quagliariello, che è vero che è un elemento, diciamo, del partito a livello nazionale, ma ha speso molto anche in Abruzzo, C'è stato anche all'Aquila come docente attraverso, sì, universitario, beh, ma insomma, ha sì. vissuto anche all'Aquila, quindi non è un estraneo assolutamente alla nostra terra. Stefania Pezzopane, dice Bersani: noi corriamo per vincere, gli altri corrono per farci perdere, per farci non vincere, non per vincere loro. Come la pensa? Assolutamente ha ragione Bersani, perché
l'unica coalizione indiscutibilmente che può vincere è la nostra coalizione, che ha scelto non solo i candidati con le primarie, ma anche lo stesso candidato presidente del Consiglio, con chiarezza davanti all'opinione pubblica, con delle primarie vere e con un progetto che è stato vagliato anche dai nostri elettori. E, i numeri alla Camera sono sostanziosi e abbastanza netti. Sul Senato purtroppo paghiamo lo scotto di una legge elettorale che divide i due rami del Parlamento e attribuisce alla Camera il premio di maggioranza sulla base nazionale, al Senato sulle basi locali. E questo è un elemento che va corretto. Io mi impegno tra le cose, diciamo, che voglio realizzare in Parlamento anche su questo versante della riforma elettorale, per riavvicinare i cittadini alla politica, alle istituzioni, anche per dare un equilibrio a questo modo di votare, perché che è sempre diverso. Conosciamo già i nomi e i cognomi di chi viene eletto in qualche modo, esatto, tranne qualche sorpresa. Quindi si tratta adesso di capire qual è lo scontro in campo, e c'è una coalizione che può governare e ci sono altri che, pur non potendo governare, stanno cercando di erodere il consenso per ricattarci e per condizionarci. Quindi anche tutto il dibattito sull'alleanza è artefatto, basta far votare il PD subito perché non c'è secondo turno e non ci sarà bisogno di nessuna alleanza, perché il centrosinistra può essere capace tranquillamente di mandare avanti le sorti di questo paese. E con l'onorevole Pelino, diciamo che come se lo configura il nuovo governo? Potrà essere? In questo momento lei? Io non vedo altro che un nostro governo, perché stiamo, diciamo, svolgendo una campagna elettorale che ci vede tutti i candidati anche molto uniti sui territori, proprio perché nel momento in cui si sono spenti i riflettori sui sondaggi sappiamo che il nostro partito comunque è in ascesa e quindi vogliamo vincere. Qualora non dovessimo vincere, è chiaro che si configura, secondo me, una sorta di instabilità da questo punto di vista, proprio perché se dovesse vincere il PD e quindi la coalizione di centrosinistra, noi sappiamo che per avere i numeri dovrebbe avere qualche stampella. In questo caso parliamo di Monti, ma sappiamo perfettamente che una parte, una costola del PD e quindi della coalizione, non del PD ma della coalizione, quindi SEL, non è gradito a Monti. Di rimbalzo lo stesso Vendola. Ma sono schermaglie di campagna elettorale. Ma guardi, poi tutto allora, ma io non lo so, non lo so. Il centrodestra sembra abbastanza unito e coeso, quindi se dovessimo vincere penso che potremmo dare più stabilità con un governo al paese. E agende, parliamo di agenda in qualche modo, si parla dell'agenda Monti, di agente di tutti i tipi. Un'agenda Abruzzo, a Pezzopane, che ci metterebbe dentro? Beh, intanto ci vuole l'agenda Italia, che non è l'agenda Monti, è l'agenda che deve mettere al primo posto il problema del lavoro, dell'occupazione. E lo stesso vale per l'Abruzzo, che è una regione che ha perso tanti pezzi, che sta perdendo gran parte del suo sistema industriale, che non riesce a spendere i fondi europei, che ha la necessità di affrontare la ricostruzione dell'Aquila e di tutto il territorio colpito come una grande occasione per le nostre imprese e anche per creare occupazione, in particolare nel settore dell'edilizia e dell'artigianato. Il PD e il centrosinistra hanno un'alleanza molto solida e credo che sia l'unica alleanza solida, perché si è formata tra la gente, e quando tu prendi un impegno con la gente lo devi onorare fino in fondo. Altre cose sono più spurie. Si diceva poco fa l'alleanza del PDL, ma il PDL sta con la Lega, come può garantire una solidità? Quindi torniamo all'Abruzzo e torniamo alle cose che anche qui in Abruzzo si devono fare. Noi vogliamo investire molto per un rilancio della politica industriale, per un rilancio delle infrastrutture. Io e il capolista alla Camera, Giovanni Legnini, assieme ad altri candidati, abbiamo non a caso riproposto un viaggio all'interno delle ferrovie abruzzesi, che sono ovviamente state abbandonate dalla politica e dalle istituzioni.
regioni, che sono uno dei veicoli assolutamente importanti per lo sviluppo. Sotto accusa c'è anche la regione, perché lo sviluppo dell'Abruzzo è legato anche alla capacità, all'incapacità della sua classe dirigente. Vediamo l'agenda dell'onorevole Pelino, che cosa non ho mai lasciato, pure appunto proprio perché ho avuto un mandato parlamentare, sono già 7 anni che svolgo questa attività, quindi per me l'Abruzzo è pane quotidiano nel rappresentarlo anche alla Camera. Diciamo che il momento di crisi è tale che purtroppo è tutto il paese su cui si riflette questa crisi, e quindi i temi che abbiamo messo in campo con il nostro programma in questo momento riporteranno anche ossigeno al nostro Abruzzo. Parlo appunto dell'eliminazione dell'IMU, della restituzione, soprattutto delle imprese, questa agevolazione per l'occupazione. Sappiamo che il dato dell'occupazione giovanile oggi ha toccato il 37%, no? Quindi disoccupazione. E quindi proprio Berlusconi giorni fa, dettando questa agenda, ha inserito questa formula che mi sembra assolutamente efficace per rincominciare a far muovere non solo la produttività nel nostro paese e quindi anche nel nostro Abruzzo, di assumere un giovane al di sotto, a tempo indeterminato, e al di sotto dei 35 anni, e all'azienda avrà per 5 anni, non paga tasse e contributi e tutto il resto. Quindi questa mi sembra un'ottima misura. E poi soprattutto noi dobbiamo riattivare i consumi, e quindi come si possono riattivare i consumi? Ricominciando a dare alle famiglie un po' di liquidità, e come? Innanzitutto lavoro, alleggerire la pressione arrivano fiscale e il lavoro. E quindi vede che insomma questi sono argomenti, poi sa, c'è chi dice e chi fa. Allora, gli argomenti sono sempre gli stessi. Parliamo di territorio, voi rappresentate entrambe la provincia dell'Aquila, quindi sì, la Valle Pigna e l'Aquila città. C'è stata una polemica sulla rappresentanza all'interno delle liste, quelle scoperte, lì non c'è Pescara, lì non c'è l'Aquila, lì non c'è Teramo, oppure una rappresentanza che in qualche modo viene rivendicata sicuramente da chi, Stefania Pezzopane, lei non rappresenta la Valle Peligna. Lei non rappresenta l'Aquila. Beh, allora, io rappresento tutto l'Abruzzo. Noi rappresentiamo l'Abruzzo in questo caso. No, non solo. Beh, no, le polemiche territoriali sono in parte giustificate dal fatto che nei territori ci sono aspettative deluse. Non dimentichiamo che comunque il centrodestra ha governato negli ultimi anni con l'intervallo breve di Monti. Il centrodestra governa la regione, il centrodestra governa tutte e quattro le province e molti comuni. E molti comuni, quindi diciamo che non è che le cose accadono per volontà divina, anche per volontà divina, ma poi c'è la volontà degli uomini e delle sue classi dirigenti, quindi se le cose vanno male magari si possono anche verificare chi ha le leve del comando oggi. Ma detto questo, i territori vogliono essere rappresentati e hanno giuste rivendicazioni. Nel momento in cui il mio partito mi ha scelto capolista, io mi sto facendo carico anche nella campagna elettorale di tanti problemi. È evidente che però il mio partito ha anche detto che la vicenda dell'Aquila, della ricostruzione del territorio, è una grande vicenda nazionale, e ha voluto con la mia figura rappresentare questa volontà, questo grande desiderio. E aggiungo anche che, avendo fatto le primarie, io sono stata votata in tutta la provincia dell'Aquila, sono stata la prima, perché ho preso voti non solo all'Aquila ma anche a Sulmona, ad Avezzano, nella Marsica, nell'Alto Sangro. Sono primarie, quindi è sono primarie, insomma, sono stata scelta da tutti. Adesso vediamo le vostre secondarie, però non c'è la preferenza. Sì. Poi alle secondarie non c'è la preferenza. Quindi bisogna votare il simbolo. Sì. Beh, indubbiamente ognuno poi porta la sua storia, la sua esperienza. È evidente che ognuno di noi vive in un territorio, e questo è anche molto umano. Allora, questa rappresentanza territoriale, ma insomma, guardi, allora dovrebbe cambiare una legge elettorale, noi lo stiamo dicendo già dal 2001, e quindi poi nel 2006 abbiamo ripreso leggi. Ma assolutamente sì, guardi, io vengo anche dalle europee, quindi io ho preso 33.000 preferenze nel 2009, a 2 mesi dalla tragedia dell'Aquila, quindi dove naturalmente non ho neanche potuto fare una campagna elettorale
Ma dando così un significato, perché sa, un conto sono le primarie, per carità, ma sono gli iscritti al tuo partito che ti vanno a votare, la preferenza è un qualcosa che tu, diciamo, si esprime da tutto l'elettorato, perché, ma al di là di questo io dico che un bravo parlamentare può lavorare anche per l'intera regione, fermo restando che poi l'Abruzzo è una piccola regione, no? Se pensiamo che la popolazione votante sono circa 700.000 elettori e che già solo una provincia di Caserta ha 700.000 elettori, quindi diciamo è una cosa controllabile. Io ho lavorato per l'intero Abruzzo, è chiaro che sul mio territorio, ovviamente vivendoci, ho cercato di dare qualche impulso in più. C'è una cosa di cui va fiera, che ha tante fatto cose, delle... tante cose, no, sono almeno 4-5. Allora, in un momento di crisi ho salvaguardato nella nostra area, allora insieme abbiamo cercato di spostare per 36 mesi la chiusura di questo tribunale nostro, tribunale di Avezzano e anche Chieti, perché poi passando prima il provvedimento al Senato fu Legnini che volle inserire anche Chieti, ministro, insomma, chiuse un po', storse un po', però è andata, e comunque per 36 mesi la caserma di Sulmona, il corpo della forestale, gli enti previdenziali, prima l'INPDAP, poi dopo è stato assorbito con l'INPS. È stata una lotta a scongiurare le chiusure. E poi mi scusi, io penso che in un momento di così grande crisi industriale che riveste tutto il nostro paese, c'è a Sulmona una nuova grande azienda che grazie anche, diciamo, al mio aiuto, al mio interessamento, al mio affanno costante e quotidiano, ha riaperto con una prospettiva finalmente di poter ripartire. Con Stefania Pezzopane invece vorrei, insomma, non posso esimermi dal parlare non dell'onorevole Razzi, ma del presidente Chiodi, che ha fatto quell'affermazione che insomma è stata un po' commentata e più è un po' gratuita, insomma, meglio Razzi che la Pezzopane. Sai, io penso che Dio li fa e poi li accoppia, quindi se Chiodi sta bene con Razzi, questo abbraccio mortale che ha scelto, si accomodi. Io sto bene con le persone con cui ho scelto di stare nella mia vita politica e umana, e lui ha scelto adesso di stare con Razzi. Mi dispiace per Paola Pelino, che se lo ritrova nella lista. Tra l'altro, collega, Chiodi è la stessa persona che dice meglio Razzi che la Pezzopane, ma qualche giorno prima aveva detto, udite udite, vi ho liberati da Razzi e Scilipoti, perché era andato a Roma e poi invece se l'è ritrovato in lista. Insomma, non sono belle cose. Francamente, gli elettori del PDL votando votano anche Razzi, e questo mi dispiace per gli elettori del PDL, perché credo che gli elettori del PDL possano avere altre chance nella vita. Era proprio necessaria questa candidatura di Razzi. Io penso che gli elettori di PDL in questo momento stiano più a guardare a cosa vogliamo fare se andiamo a governare questo paese. Ma visto che non viene eletto Razzi, almeno così... Ma senta, guardi, io non faccio... Ma era necessario mettere Razzi in lista. Non mi interessano queste cose di chissà quante altre persone nella lista, forse si dovrebbe dire qualcosa in più anche dello stesso Razzi. Non mi sono mai preoccupata di questo, è un sistema elettorale per cui le scelte le fa il partito a livello centrale. Quindi io mi preoccupo soltanto di dare ai miei abruzzesi un messaggio chiaro che bisogna, appena si va a governare, fare subito delle riforme importanti per far ritornare il paese. Sento da altre parti politiche che ci sono matrimoni gay da una parte come primo punto, ci sono conflitti di interessi. All'Aquila è stato approvato il registro esatto, ieri al Consiglio Comune. Conflitti di interessi, conflitti di interessi sull'altro. Forse agli italiani interessa più sapere che verrà rimborsato l'IMU e che si fanno quelle cose per rimettere a lavorare un po' di persone. Come questo registro dell'Unione Civile, polemiche all'Aquila? No, no, è passata a larghissima maggioranza. Sì, c'è stato un consigliere non anche nel nostro regionale. Non c'entrano niente, però, ovviamente, i matrimoni gay, è semplicemente il riconoscimento dell'Unione Civile, che è stata già riconosciuta in tante altre città d'Italia, non è successo nulla di scabroso, è un diritto. Una società emancipata e una società democratica li amplia i diritti, non li restringe come invece tende a fare la politica del centrodestra quando taglia
taglia la spesa sociale e quindi quando interrompe le politiche di inclusione sociale per l'esclusione. Oggi ho fatto un'assemblea con le associazioni di volontariato e ho preso un impegno preciso: rimettere i fondi per la non autosufficienza che sono stati tagliati prima dal governo Berlusconi e poi anche purtroppo Monti, in successione, e mettere i fondi per l'assistenza ai minori, per le famiglie. E quanto ai tribunali che prima Paola Pelino citava, e lì c'è stato un intervento fortissimo di Legnini, di Giovanni Lolli, noi ribadiamo che quella operazione si è potuta fare perché si è agganciata la questione alla vicenda terremoto, perché altrimenti non si salvava. Noi dobbiamo impegnarci per salvare ancora questi tribunali, perché l'Abruzzo è in una situazione in cui questi tribunali devono e possono essere salvati, agganciati alla vicenda terremoto per la situazione particolare che viviamo. Se non ci fosse stata questa cosa, i tribunali sarebbero stati... Devo assolutamente replicare e quindi anche in gran parte smentire. L'emendamento che è stato presentato al Senato, perché il provvedimento era al Senato, l'ho messo in piedi io. E questo è chiaro, e l'ho fatto firmare e l'ho fatto poiché al Senato un attimo ci sono solo, i senatori, scusi, no, un attimo solo, e ci sono abbastanza... anche i nostri, c'è anche Tancredi, sì, no? Insomma, quindi c'erano l'ha citato lei Legnini prima, scusatemi, io sono per le cose chiare, perché alla gente devono arrivare le cose chiare. Allora non c'è bisogno di chiederlo, perché se fosse qui mi direbbe è vero, è così. Ci sarà subito dopo, glielo chiederemo. Lolli ed io io, dopo che ho messo in piedi è una battaglia bipartisan. Scusa Stefania, posso Allora, io ho messo in piedi questo emendamento. Naturalmente l'ho fatto anche vedere, per non perdere tempo, al ministro e al suo capo Birritieri, perché così non avremmo perso tempo, perché volevamo raggiungere l'obiettivo, d'accordo? L'abbiamo consegnato, perché il provvedimento era al Senato, l'abbiamo consegnato ai nostri senatori, a Legnini del PD e a Paolo Tancredi del PDL. Ecco, nel frattempo Legnini ci telefona e dice: però scusate, voi avete visto Provincia dell'Aquila, perché chiaro ci agganciavamo al discorso terremoto, perché ovviamente sopprimere anche in un momento così difficile, in una fase così delicata, sopprimere. E lui dice: però anche Chieti ha avuto, quindi poi è stato inserito Chieti, è passato, basta, solo questo, ma è verità, quindi cioè voglio dire niente di a entrambe di voglio chiedere la notizia del giorno per quanto riguarda Sulmona. È questo famoso gasdotto SNAM. Beh, questo è un problema. La conferenza dei servizi questa mattina alla regione lo ha bloccato. Però sapete che c'è una situazione di una legge regionale che è stata osservata dal governo Monti e potrebbe essere ripresa la situazione. Chi vuole partire per primo? Stefania Pezzopane. Il PD è assolutamente contrario a questo insediamento. Lo ha detto in tutti i luoghi, in tutti i livelli istituzionali. I nostri consiglieri regionali si sono mobilitati attraverso mozioni e risoluzioni per impedire che la regione... C'è una decisione del consiglio regionale, lo so, anche. Ovviamente. Il nostro assessore comunale Moroni è il coordinatore degli enti locali, quindi il comune dell'Aquila sta supportando questa mobilitazione e questa azione in maniera molto forte. Perché? Perché abbiamo scelto altre prerogative di sviluppo per questo territorio che non possono coincidere con un impatto così negativo come quello di un'operazione come questa. Quindi assolutamente un no secco, senza se. Noi da sempre, nel senso che la stessa regione, ma anche nei nostri consigli comunali, a Sulmona, eccetera, il problema è probabilmente un atto. Quello che ci siamo sempre chiesti è che sopra la nostra testa, probabilmente a monte, sappiamo che l'Italia è un paese di transizione per una rete molto più lunga ed estesa, quindi sono accordi internazionali. Noi cerchiamo in tutti i modi, sia istituzionalmente e sia facendo le battaglie, quelle che coinvolgono anche la stessa popolazione, cercare di bloccarla. Però, insomma, onorevole Pelino, le province le aboliamo o no? Ma io direi che in questa ristrutturazione generale
generale probabilmente la spesa pubblica va diminuita, bisognerà riconfigurare i territori, quindi se devono essere abolite le province non bisogna comunque far venir meno dei supporti a dei territori e quindi una riorganizzazione. Vogliamo abolire anche le regioni? Guardi, senta, io dico una cosa, se tutto questo deve essere, no, in questo caso no, ma voglio dire, attenzione, quando si parla di spesa pubblica e di ottimizzare la spesa e se tutto deve poi andare a danno dei cittadini e della quotidianità per le famiglie italiane, che si facciano i sacrifici a livello nazionale. Lei che è stato presidente della provincia dell'Aquila, sull'abolizione, sull'accorpamento, com'è il suo pensiero? Io sono per le cose serie, per le cose nette. Se le province si svuotano come sono state svuotate, è meglio abolirle e mantenere però la potestà ai comuni e alle comunità locali di organizzarsi in consorzi e altri strumenti di gestione di servizi che possano consentire alle popolazioni di non perdere nulla. Penso anche che il prossimo Parlamento dovrà, oltre che occuparsi delle province che sono una piccola cosa rispetto ai costi della politica, ridurre il numero dei parlamentari e ridurre le indennità dei parlamentari equiparandoli ai sindaci dei grossi comuni. Solo così, forse, dando subito questi segnali, noi potremo far capire alle persone che la prossima legislatura sarà legislatura di cambiamento. Sui nostri punti del programma ci sono proprio l'azzeramento del finanziamento ai partiti e la dimezzamento del numero dei parlamentari. Che purtroppo non però siete bisogna cambiare a la Costituzione e quindi bisogna rivedere un momento la Costituzione. Ci si stava arrivando, poi il PDL ha fatto saltare il tavolo perché voleva porre la questione del presidenzialismo. Vabbè, perché anche quello è molto importante. Perché è giusto che gli italiani scelgano tutto, anche il Presidente della Repubblica. La sorpresa di questa elezione saranno i grillini? Ma senta, lei qui per me, cioè io dico, se stiamo parlando di politica non possiamo parlare di grillini. Se stiamo parlando di un sentimento che è stato intercettato da qualcuno che è andato sui palchi. Perché la protesta. Sì, ma attenzione, l'avremmo fatta tutti la protesta, chiunque di noi, perché lei non avrebbe mai detto oddio non arrivo i soldi, le tasse, questa è una cosa... L'avrei detto ma non avrei votato. No, ascolti, allora è un fatto molto grave, che devo dire che vorrei che gli italiani facessero appello veramente a una acuta intelligenza, non può Grillo governare questo paese, non ha le soluzioni, non ha avuto mai un contraddittorio, è facile andare sulle piazze e dire senza che nessuno dall'altra parte ti chieda ma tu quali sono i tuoi programmi, dimmi come vuoi risolvere le sorti di questo paese, non c'è stato. Allora pensiamo a una politica seria. Che ne pensa dei grillini, di queste formazioni nuove, di questi partiti nuovi che sono nati per questa consultazione elettorale? Io sono per il voto utile, cioè penso che la prossima legislatura potrà essere una legislatura di grandi cambiamenti, se però non si disperde il voto e si premia chi ha un progetto. Alcune delle cose dette da Grillo e dai suoi sono condivisibili, perché la politica è arrivata purtroppo a uno scadimento tale che ha prodotto reazioni anche in consulte demagogiche, populiste e qualunquiste. Tuttavia quel movimento non può avere la presa necessaria per governare, non ha gli elementi per governare e quindi si rischia di dare all'elettore l'illusione di cambiare e invece semplicemente disperderà il suo voto. Credo che vada fatta un'analisi chiara, io mi appello anche ai tanti indecisi che ci stanno ascoltando, devono decidere se affidare il loro voto, il loro consenso a mani certe che hanno un disegno politico per questo paese o seppure semplicemente si accontentano degli urlatori e di coloro che promettono e poi non mantengono. Onorevole Pelini, 30 secondi per dire a quel signore che ci sta guardando da casa sua in questo momento e che non vuole andare a votare o è indeciso. Allora, diciamo per io per quello che riguarda il mio partito, la mia formazione, quindi il Popolo della Libertà, Berlusconi presidente, dico andate a votare perché ciò che noi abbiamo messo in programma, già con i primi 5 consigli dei ministri, saranno adottati quelle misure che nell'arco di 2-3 mesi si vedrà un segnale di rinascita del nostro paese.
Grazie, grazie a entrambe, buona continuazione di campagna elettorale. Ringrazio Stefania Pezzopane, che è la capolista al Senato del PD. Ringrazio anche Paola Perina, candidato numero 3 nella lista al Senato del PDL. Come sapete, dico i numeri e dico la posizione in lista, anche se non ce n'è bisogno, perché basta votare il simbolo, non ci sono preferenze. Quindi basta votare il simbolo. Grazie a entrambe. Grazie. Noi con i telespettatori ci vediamo subito dopo la pubblicità con altri due ospiti qui in studio. Tra poco.